Il valore delle azioni di un'azienda globale come Amazon non potrebbe essere in alcun modo influenzato dalle attività del commissario in Italia, che in ogni caso non avrà alcun compito negli affidamenti dei servizi per le pubbliche amministrazioni, affidamenti che sono soggetti alle norme italiane ed europee sulle procedure ad evidenza pubblica. Il commissario infatti non sarà né centrale di committenza né stazione appaltante, non avrà quindi alcun ruolo negli affidamenti. Ancora, tra i compiti del commissario, definiti da norme di legge, non vi è alcun riferimento alla cyber security. E quanto al tema della cosiddetta web tax, anch'esso estraneo ai compiti del commissario, non vi sono allo stato elementi né normativi né di proposta da parte governativa. Qualora il tema dovesse essere discusso, naturalmente ciò avverrà proprio in Parlamento secondo tutte le possibili valutazioni. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Scotto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Ma francamente no. Ringrazio il sottosegretario per i numeri che ha snocciolato e per alcuni chiarimenti, però c'è un punto che non mi convince, che innanzitutto riguarda le funzioni di questo commissario. Avete detto che non si occuperà di cyber security. Benissimo. Anche se però siederà al tavolo. Avete detto che non si occuperà delle centrali di committenza, e meno male. Però indubbiamente dovrà costruire la strategia dell'agenda digitale, altrimenti non si capisce per quale motivo si dovesse costruire questa figura ad hoc nominata dal governo. Avete detto che non percepirà per 2 anni nessuna retribuzione e questo l'abbiamo scritto nella interpellanza. Forse abbiamo sbagliato il termine, non dovevamo chiamarla stock option, dovevamo chiamarla RSU. Tuttavia, mi pare di capire che quando a 2 giorni dalla messa in aspettativa e a 10 giorni dalla nomina, tu fai una manovra così consistente sulle stock option, forse qualche problema l'attore pubblico dovrebbe porselo. Non perché ne abbia una responsabilità diretta, ma perché, come è del tutto evidente, non è questo il ruolo, non è questa la domanda che è stata posta al sottosegretario ed è giustamente non era tenuto a rispondere, ma la domanda che mi pongo è se viene considerata, diciamo, come dire, una cosa naturale che avvengano, diciamo, operazioni così significative sul piano economico. Vendi una stock option a 10 e ne incassi non so quanto di più. 547 euro spesi, 4,2 milioni incassati. Parliamo di cifre che per un qualsiasi comune mortale sarebbero, diciamo, come dire, lontane da qualsiasi possibilità soltanto di pensarci. Allo stesso tempo c'è un punto che ovviamente riguarda la strategia dell'agenda digitale. Ora, io non vorrei, lo dico non per essere polemico nei suoi confronti, signor sottosegretario, ma quando parliamo di elementi così sensibili che riguardano la prospettiva anche economica e produttiva del nostro paese, che riguardano la gestione di dati estremamente delicati, sappiamo, ne stiamo discutendo in queste ore, anche in Parlamento, sul bullismo cibernetico, sul cyberbullismo, sappiamo cosa significa maneggiare dati come big data, maneggiare dati delicati sul piano finanziario. Io, francamente, l'idea di accedere per un ruolo così delicato anche a un gran commis,
un grande manager di un'azienda privata che però è direttamente interessata in quel mercato, è uno degli attori fondamentali, credo che forse sia una scelta abbastanza imprudente, al di là delle competenze individuali, e che rischia di produrre un dato. Come dire, il rischio di una privatizzazione della gestione strategica di una questione estremamente delicata e decisiva per il futuro del nostro Paese e dell'Europa intera. Sulla web tax, insomma, mettetevi d'accordo tra di voi nel governo. Io so benissimo che non c'è una diretta connessione tra la nomina di Piacentini e l'istituzione della web tax, anche se sappiamo che la web tax viene considerata con il fumo negli occhi come il diavolo da parte di attori importanti di quel mercato, Amazon, Google, Apple. Ho letto qualche giorno fa una dichiarazione roboante da parte del sottosegretario Zanetti che dice: faremo la web tax, vale 3 miliardi. Ho visto che il Presidente del Consiglio, rispetto a uno scetticismo iniziale che 2 anni fa portò a bloccare un'iniziativa del Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Boccia, sull'istituzione della web tax, perché bisognava farla in un contesto europeo, non poteva essere un'iniziativa esclusivamente italiana, è tornato varie volte sulla possibilità di istituirla. Oggi lei dice: vedremo. Io credo che su questo punto, se un governo vuole avere, diciamo, come dire, anche una capacità innovativa e soprattutto se vuole davvero combattere, diciamo, come dire, l'idea che l'Europa sia sottratta dall'obbligo di far pagare a grandi aziende multinazionali che hanno mercato qui, che hanno ruoli e funzioni produttive qui, l'idea che il nostro Paese non muova in dito in questa direzione mi sembra preoccupante. Grazie. Grazie a lei. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 19 settembre 2016. Ore 12.30, discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Punto 2, discussione generale della mozione concernente iniziative in materia di riforma della legge elettorale. La seduta è tolta.